L'enteturismo qui si occupa sia di Langhe, di Monferrato e di Roero, insomma, sostanzialmente il patrimonio UNESCO riconosciuto per i paesaggi vitivinicoli, per questa bellezza del paesaggio, ma anche del modo di vivere, dello stare sul territorio, di viversi la vita in un modo molto più piacevole, riconosciuto da tutti. E con noi c'è Mauro Carbone, che è il direttore, molto esperto in generale e anche di flussi e di processi del turismo. Benvenuto e grazie di essere qui a GRP. Grazie a voi dell'invito, buongiorno a tutti. Allora, io ho un po' fatto questa introduzione per farci capire che si parla di turismo, ma che poi si parla veramente di tutto il territorio piemontese, ovviamente in questo caso con uno sguardo particolare a questa ampia zona che è tra Langhe, Monferrato e Roero, appunto. Ma qual è la situazione ad oggi, nella speranza di una ripartenza? Peraltro anche lo stesso Presidente del Consiglio Draghi, proprio poche ore fa, e anzi è abbastanza un discorso comune, tira fuori spesso il discorso del turismo, sperando che il turismo straniero si ricordi dell'Italia. Però dall'altra parte c'è chi si lamenta, coprifuoco, non verranno mai da noi con tutto quello che stiamo vivendo. Che cosa ci dobbiamo aspettare? Ma allora, oggi innanzitutto è un giorno simbolico, oggi è il 13 di maggio, quindi oggi è la festa dell'Ascensione, che vuol dire l'inizio delle vacanze in tutto il centro nord Europa, poi va avanti col periodo di Pentecoste di Corpus Domini, e quindi insomma iniziano quei 20 giorni di vacanze che coinvolgono larga parte dell'Europa e che hanno sempre portato qui tantissima gente. È chiaro che fino a sabato le regole sono problematiche, nel senso che dovrebbero fare 5 giorni di quarantena i turisti che arrivano dall'estero, e questo chiaramente è un freno più che importante all'economia turistica del territorio. Però insomma, mancano 48 ore alla scadenza del decreto, speriamo proprio che non ci sia la necessità di rinnovarlo. Mi è sembrato abbastanza chiaro che le indicazioni governative sono tutti abbastanza concordi, insomma, di stopparla qui, e quindi si entrerà in Italia molto probabilmente con un tampone fatto nelle ultime 72 ore, cosa che ormai vale per qualsiasi paese, quindi viene ormai metabolizzato come una cosa ovvia. Questo aprirà completamente tutta un'altra prospettiva, vuol dire che i turisti europei possono venire, vuol dire che tutti quelli che possono raggiungerci in macchina lo possono fare facilmente, vuol dire che si apre completamente il mercato come aspettavamo ormai da tanto tempo. Si è chiuso il 25 di ottobre, dovremmo andare verso il processo di normalizzazione da domenica prossima, quindi è proprio un bel momento con grandi aspettative. Ecco. Voi avete sentore di come si muoveranno i turisti quest'anno? E ricordiamo che l'anno scorso c'è stata comunque un'attenzione anche un po' necessariamente da parte anche di molti italiani, no? Che forse anche di molti piemontesi. Sì, sicuramente il turismo di prossimità l'anno scorso ha giocato una partita enorme. È chiaro che quest'anno tutto dovrebbe andare un po' meglio, nel senso che l'anno scorso quando è finito il lockdown più complicato avevamo tutti un certo smarrimento, quindi il mercato non è ripartito immediatamente, è ripartito ma dopo. Adesso la situazione è molto diversa, tutti abbiamo preso le misure della situazione e tutti siamo un po' più tranquilli, e quindi tutti immaginiamo degli spostamenti che possono iniziare quasi da subito. Abbiamo comunque moltissime richieste, telefonate, tentativi di prenotazione, di quando finiscono le quarantene che arriviamo. Quindi è molto probabile che il turismo di prossimità non sia più il paese vicino, la provincia vicina, la regione vicina, ma si allarghi a una fetta di Europa molto più ampia, già nelle prossime settimane molto probabilmente. La seconda questione è che l'andamento che è stato annunciato dei vaccini fa immaginare un autunno molto molto diverso, e quindi non un mondo che finisce nel mese di ottobre, ma che può procedere con l'adeguata sicurezza fino alla fine dell'anno. È chiaro che questo vorrebbe dire riportarci in una condizione molto favorevole. Rimangono indubbiamente complicati i viaggi di lungo raggio, quelli che vengono da fuori dell'Europa, su cui la ripartenza sarà sicuramente più lenta, anche per questioni logistiche, gli aerei, insomma, c'è una serie di questioni che non invitano al viaggio pronto, però stiamo sicuramente uscendo da una situazione complicata, con delle prospettive buone, ecco. Tutti gli operatori in giro per l'Europa e per il mondo ci segnalano tanta voglia di viaggiare verso di noi. La gente non lo sta facendo perché tecnicamente non lo può fare per le questioni di sicurezza, ma quando queste vengono razionalizzate in modo diverso, come tutti stanno dicendo, se arriva il pass europeo, come ormai ampiamente garantito,
entro un mese e mezzo, sicuramente questo sarà un grande vantaggio per tutti noi. Certo. E poi parliamo dell'autunno perché è stato citato, ma è comprensibilmente per voi è particolarmente importante. Ma prima una domanda sull'immediato. Questa storia del coprifuoco per un turismo come quello che viene nelle Langhe, nel Roero e che ormai si sta estendendo anche al Monferrato, può essere un freno inibitore? Le 22 è veramente presto, insomma, la gente viene da noi per mangiare cena, se li mandiamo dal birra alle 22 sicuramente non aiuta. Diciamo che mi sembra che ci sia una volontà molto molto trasversale di rivedere questa norma, d'altra parte era un chiaro disincentivo proprio ad andare a cena e quindi se la cena non è più un tabù allora cambia tutto. Allora ok, il coprifuoco per cui non ci facciamo serata fino a ore improbabili, ma se già la si allunga di un'ora e quindi per le 11 devi ripartire direzione albergo, direzione residenza, beh, cambia tutto, il ristorante diventa di nuovo fruibile e cambia completamente la prospettiva e si ritorna su un mercato vero. Ecco, prima ho detto appunto dell'autunno perché quando si parla di turismo di solito si parla sempre delle vacanze estive, no? A livello generale. Per voi è importante sicuramente già, come si è detto, già da questo periodo, già da metà maggio per poi arrivare l'estate, indubbiamente, ma poi forse il punto più importante per voi è il periodo autunnale quando si parla di tartufo. Sì, l'altra stagione è sicuramente quella autunnale, non abbiamo nessun mese così forte come il mese di ottobre in termini di presenze e nessun mese così significativo in termini di scontrino medio, quindi di turista che viaggia anche con una capacità e una propensione alla spesa molto alte, come succede nel mese di novembre. Quindi abbiamo assolutamente bisogno di funzionare in quei 2 mesi. Negli anni è stato fatto ogni sforzo per destagionalizzare, per rafforzare l'estate, con risultati più che buoni, devo dire, gli operatori sono stati molto molto bravi a diversificare l'offerta, a ragionare verso anche periodi diversi. È chiaro che l'altra stagione è sempre l'altra stagione e quella è necessariamente d'autunno, quindi abbiamo assolutamente necessità di avere un autunno che funziona bene. Ecco, questo periodo è stato forse sicuramente difficile per tutti, però da quanto ho visto dalle vostre comunicazioni, diciamo, è stato anche un po' il momento per riflettere anche su come comunicare all'esterno, su pensare a nuove strategie per il turismo. Adesso c'è questo progetto comunicato veramente recentemente di questi podcast, di questi audio per raccontare, no, il territorio, ma ne avete fatti anche molti altri, di progetti multimediali per iniziare un po' a far assaggiare almeno visivamente quello che un turista può vivere poi quando viene sul vostro territorio. Sì, negli ultimi tempi abbiamo concentrato la maggior parte degli sforzi su tutto ciò che è digitale, per evidenti ragioni, ma non pensiamo di utilizzarlo solo come un fatto congiunturale, solo perché in questo momento non si possono fare cose in presenza, cose di questo tipo. Questa deve diventare una strategia vera e propria anche nel medio periodo e non soltanto domani mattina. E quindi sì, siamo usciti sulla piattaforma Loquis molti podcast che riguardano i beni culturali del territorio. L'idea è di raccontarli non in modo didascalico, stile leggiti la scheda su Wikipedia, ma di fare una narrazione molto molto più attenta, molto più mirata e soprattutto con i podcast, quindi in modo vocale, quando arrivi di fronte al monumento di interesse, tipo se hai l'app aperta, ti parte la descrizione e puoi sentirti la narrazione di quel singolo sito. Noi siamo ricchissimi di offerte culturali di ogni genere, insomma, ecco, dagli autori letterari ai castelli, alle chiese, tutto, cioè, non ci manca di sicuro l'offerta di beni culturali di ogni genere e renderli fruibili al visitatore sul territorio è un ottimo modo anche per diversificare l'offerta, per coinvolgere i territori anche non mainstream, ma che possono trovarsi un ruolo importante in questo momento. Oltre a quello abbiamo rinnovato il sito internet, la prima release è stata pubblicata ieri, quindi è freschissima, se andate su visitlmr.it vedete come ci stiamo presentando in questo momento. L'idea è di fare un turismo sempre più esperienziale, quindi di mettere anche a disposizione degli strumenti digitali che non sono una pura, elencazione di luoghi e di cose da fare,
ma che abbiano un approccio emotivo molto, molto più forte, un coinvolgimento molto più forte del visitatore. Altra iniziativa, siamo partiti Tanto ormai grazie alla da nostra regia lo 5 stiamo giorni. vedendo. Stiamo vedendo l'home Ok, perfetto, page. perfetto, perfetto, proprio quella. Freschissima, ecco, siete in anteprima, credo sia la prima televisione che la sta facendo vedere perché è appena pubblicato proprio, quindi Allora è ringrazio il un'uscita a collega zero regia. questa. Sì, è stato bravissimo, colta al volo. Dicevo che l'altra cosa che stiamo mettendo insieme è quella dei locals e quindi stiamo interagendo con più di 200 persone che abbiamo trovato sul territorio, con cui vogliamo creare un grande gruppo di narratori territoriali, di persone che vogliono parlare della loro terra in modo coordinato e per dargli visibilità e con una forte autenticità. Quindi non con un'attività redazionale in senso stretto, ma con tutta la spontaneità che i social in questo momento richiedono e favoriscono. Fantastico, quindi insomma un sacco di progetti li verremo a vedere. Ogni tanto ci lanciamo anche noi, come Locals. Noi ci candidiamo tutti qua in redazione per fare i Locals. Più o meno Molto siamo volentieri, molto volentieri. ci consideriamo del territorio, anche perché come sappiamo spesso siamo lì anche lunedì, appunto in collegamento con GRP, eravamo da Roero, che è appunto una delle Bene, zone di vostro riferimento in occasione del Giro d'Italia, ma per raccontare proprio il Certo. territorio. Grazie per ora a Mauro Carbone, direttore di Ente Turismo Langhe Monferrato Roero. Buon lavoro a lei, ai suoi colleghi e a tutta l'imprenditoria che è stata citata, tutta la piccola imprenditoria in gran parte del territorio, che però l'anima e che tutte queste proposte poi diventino concrete, che le persone possano stare bene nel nostro Piemonte. Quindi grazie e buon lavoro a lei. Grazie, grazie tanto dell'ospitalità, vi aspettiamo presto in Langhe Monferrato Roero.